Salve a tutti, siamo alla terza puntata di Sesso S, il podcast ovviamente con Max Biraghi e Sabrina De Santis. E sapete qual è il titolo della puntata di oggi? Perché le donne fingono l'orgasmo. Sesso S, Radio Company Sesso S. E allora che succede? Succede che le donne fingono l'orgasmo. Assolutamente sì. Ma tu vorresti dirmi che tutte le donne che sono venute a letto con me sono questo centinaia? Lo devo chiedere. Sì, centinaia. Questo lo devo chiedere a te. Ti sei mai accorto? Io penso che l'uomo fingono l'orgasmo. L'importante è che l'orgasmo arrivi lui. Sì, l'importante è scaricare l'IVA, insomma, esatto. Ecco, detta così. Bene, bene, bravissimo. Quindi ci sono donne che fingono. Ma sì, allora. O che non lo sanno fare. Cioè non sanno come arrivarci. No, diciamo che il 33% delle donne asserisce di provare, di riuscire sempre ad orgasmare. Quindi sono fortunatissime, sono fortunatissime. E invece il restante, quindi ovviamente una grandissima percentuale, qualche volta, e qualcuna purtroppo, ve lo dico perché me l'hanno confessato, non riescono mai a raggiungerlo, ma anche in tarda età. Non sono mai riuscita a provare un orgasmo. A 30 anni, a 35. No, ma che a 30 anni, 35, anche a 40, 45, 50. Sì. Gli è mancato un pezzo di vita. Ma molto. Molto. Infatti volevo anche spiegare come riuscire ovviamente ad arrivare a questo punto, perché è importantissimo. Perché accontentarsi, Max? No, appunto. Cioè l'uomo ovviamente eiaculando riesce sempre a godere. Cioè l'uomo gli va quasi sempre bene. Sì, e perché le donne no? Devono assolutamente godere anche loro. Certo, sennò fanno anche lì, perché così rompono di meno. Sennò diventa una ginnastica passiva, assolutamente non interessante. Sì, no, sfruttamento. Però pensando alle pornostar che le pornostar. Allora, le pornostar invece, siccome sono abituate, allenate, poi lo fanno di lavoro, loro ovviamente riescono ad orgasmare molto più spesso, non sempre nei film, o magari anche quasi sempre. Rocco se ne sarà sempre accorto. Rocco in un'intervista diceva che le scene che noi vediamo tutte intere, in realtà sono tagliate in vari pezzi, ma non so, fanno la scena di 2 minuti, poi 5 minuti, eccetera, eccetera. Cioè, quindi un film di mezz'ora dura. Per fare le inquadrature. Cambiare, stanno sul set tutta la giornata, stanno sul pezzo magari 3 minuti, 5 minuti e poi devono cambiare perché il regista, l'inquadratura, eccetera. C'è l'espressività. Anche perché c'è l'inquadratura anche da davanti, il volto. Una deve soffrire, di più. E quindi nel momento in cui la donna è lì per arrivare a... è interrotta, succede molto spesso. Il regista dice stop, cambia scena. Sì, succede molto spesso. Qualche volta tu pensi che io ci creda, vero? Sì. No, assolutamente vero, assolutamente vero. Però io volevo spiegare prima che cos'è l'orgasmo, in modo tale che perché la puntata è perché le donne fingono l'orgasmo. Allora, quindi insegneremo a non fingere, insomma, a capire come da arrivare. L'orgasmo, tu che sei ovviamente una bisex. Sì, beh, vabbè, questo è perché la donna a donna? Donna a donna è molto difficile, ragazzi, perché è molto difficile fingere. Fingere sì, è quasi impossibile, perché ovviamente ci conosciamo molto bene e c'è come un altro tipo tra donne. Io vedo solo il martello. Tra donne. Okay. E ovviamente la sessualità tra due donne è simile, perché non ha a che fare ovviamente con un maschio. Ed è improbabile. Non si è molto improbabile. Cioè, se ne accorge subito. Sì. Però sai il vantaggio qual è? Che anche se la donna non orgasma, la maggior parte delle volte comunque gode lo stesso, perché ha io non sono una donna. può provare anche orgasmi multipli, questo assolutamente sì, però orgasma molto di più, perché magari arriva vicino al plateau, adesso vi spiego che cos'è, arriva verso l'orgasmo, però questi micro orgasmi che ha sono comunque eccitanti. Per dirti, tu fai una, che ne so, una sveltina, una serata particolare che è tutta molto hard, magari non hai il tempo di, perché sei preso dalla situazione, dall'enfasi, ma godi tantissimo perché comunque ti prende anche di testa. Certo. E può essere anche che non arrivi alla fine, ma non è importante. Cioè non arrivi all'orgasmo. Certo. Andiamo a spiegare perché. Allora, intanto che cos'è? Sì, l'orgasmo è la massima eccitazione sessuale che porta la donna ovviamente a delle contrazioni perivaginali che si chiudono con l'acme o climax, si chiama, che è il climax. Lo sapevo, mi avresti detto così, che è praticamente la fase dell'orgasmo. Dà un piacere eccessivo quasi, perché in certe situazioni l'orgasmo femminile è paragonato quasi a una
scossa elettrica, un fulmine, una cosa sì. Però detta così sembra brutta, in realtà è bellissima perché muove tutti i muscoli e crea anche un piacere estremo. Produce ossitocina, che è l'ormone che dà piacere fisico, piacere mentale, e anche, sai, questo si produce anche facendo sport. Ma io, dalla mattina alla sera, se non pratichi molto, io Rosini, che ringrazio, in regia, dovresti fare nell'eventualità molto sport. Ossitocina. Allora, le fasi dell'orgasmo sono l'eccitamento, il plateau, l'orgasmo e il rilassamento. Quindi queste sono quattro fasi importanti per vedere. Non sono solo questi gli indicatori, però diciamo, per vedere se una donna è tanto eccitata e sta raggiungendo l'orgasmo, si sentono delle contrazioni vaginali, i capezzoli diventano turgidi. Ah, ok. E poi ci quasi sono delle, sempre? Quasi sempre. Sempre, sì. E poi ci sono delle secrezioni vaginali, un po' vischiose. Però non sempre, perché può essere anche che una donna sia molto eccitata. Io per esempio ho sempre i capezzoli turgidi, quindi non è indicativo. E le contrazioni però che si raggiungono con l'orgasmo sono molto molto più forti. Allora dammi una mano. No, ma non ti faccio niente, guarda così. Senti, allora, questa è una stretta delle dita, sì, quando la donna è eccitata, sì, e prova piacere. Questa invece è quando una donna prova l'orgasmo, quindi è veramente molto molto forte. Ti stritola. Sì, io vi suggerirei, se non siete sicuri che la vostra donna stia avendo ovviamente l'orgasmo. Perché una mente... può mentire, sì. Oppure magari non sapendo cos'è, non glielo dice, ma sì, oh che bello, ma non... No, ma può anche mentire, poi vi dirò perché. E, nel momento in cui la donna dice che sta venendo, voi dovreste... ovviamente prima, no vabbè, se c'è l'articolo introduttivo è meglio non toglierlo, perché sennò le togliete il piacere. Però se eventualmente avete iniziato un altro tipo di pratica, quindi manuale, potete sentire molto bene la differenza tra le contrazioni, quelle sì di eccitamento, e quelle dell'orgasmo, perché sentite proprio, come ho fatto a te, che stringe talmente forte, cambia completamente la parete interna. Beh. E quindi così. Allora, le donne perché fingono... bisogna prendere appunti, adesso proverò nel weekend. Le donne perché fingono l'orgasmo? Perché, allora, innanzitutto perché tante, vabbè, magari non l'hanno mai provato. Altre perché l'uomo e la donna hanno due tempi e due fisici completamente diversi, e quindi non sempre riescono ad arrivare allo stesso momento. La maggior parte delle volte l'uomo arriva molto prima della donna. E quindi frega la donna. Eh sì. Perché quindi dopo vai a tirarlo su, te l'uomo. Bisogna tanto giocare. Tanto l'uomo è contento. Bisogna giocare molto. Cioè continuare con altri sistemi. Assolutamente sì. Okay. Bisogna continuare con altri sistemi, cercare di portare la donna ad essere più eccitata possibile, quindi magari qualche preliminare, oppure capire. L'importante è anche capire che cosa piace, perché a ogni donna piacciono cose diverse. Certo. Magari a una piace un certo tipo di stimolazione, a una un'altra. Vabbè, ma lì l'importante è conoscersi, no? Però per conoscersi, vedi, le donne perché lo fingono? Perché non hanno il coraggio di parlare o di comunicare nel momento dell'atto quello che a loro piace. E quindi non riescono a trasferire al partner quello che è il segreto per farsi conoscere e per arrivare a questo punto. Certo. Quindi la comunicazione è importantissima. Poi tante donne magari non hanno neanche sperimentato l'uomo all'organo genitale esterno, molto semplice, poi impara da piccolo, sente queste stimolazioni. Parla con i suoi amichetti. Le donne invece sono un po' più pudiche e conoscono molto meno, anche per come è fatto e strutturato, il loro fisico. Certo. E quindi bisogna fare un pochettino di più esperienza, ecco. E volevo dirvi anche che oltre alla tempistica, tante volte la donna magari si concede all'uomo, soprattutto magari se è una coppia già avviata da tanto tempo. Che si conoscono, si frequentano da tanto tempo. Sì, da tanto, oppure magari sposati o sono convivono, eccetera, eccetera. Anche se magari non è nello status perfetto, quindi se non sei nello stato mentale e fisico per avere un rapporto, non sei predisposta, la maggior parte delle volte non riesci ad arrivare all'orgasmo.
e quindi ti subentra la noia, magari una è stanca, una magari serie, lo tradisce con un altro, una serie di fattori. Però la donna perché finge? Perché? Perché dice no, io devo far vedere al mio uomo che io che lui è stato bravo, gli do soddisfazione, sì, perché non posso deluderlo per nessun motivo. E anche perché, ascoltate bene, le donne hanno paura che l'uomo, non avendo soddisfazione dalla propria donna, la tradisca con un altro. Tanto il tradimento viene fuori lo stesso. Però, però questo è uno dei rischi che ovviamente le donne non vogliono, se sono innamorate, se magari lui mantiene lei e così via. No, ma non solo in quel caso, anche in coppie semplici, normali, che c'entrano, non è una questione economica. Ma dimmi tu, ti sei mai accorto che una donna contenta dell'orgasmo? No, contento io, contenti tu? No, non lo sono mai che... Ma dai, non ti, dai, quando ti sei impegnato... Magari gli dici ti è piaciuto, gli dici una roba del genere, che ne so. dipende quello che risponde. Ah, ok, ma tu insomma di tuo non ti sei proprio mai accorto? No, personalmente no, se ritorna vuol dire che gli piace, cioè, se non... Ma non è detto, magari c'è un'intesa, c'è un trasporto, ci sono... Ma voi donne siete troppo complicate. Ci sono altri fattori che le portano da te. Siete troppo complicate. Accidenti, Max. Vabbè, comunque, l'uomo e la donna, sì, hanno, come vi dicevo prima, due tempistiche diverse, sì, quindi voi dovete andare a giocare su questo per riuscire ad essere tutte contente, perché donne dovete, sì, accontentarvi. E non fare finta? No, sì, ma perché dovete accontentarvi e non godete? Sprecate tempo. Certo. Allora io ho già pensato, ideato per la prossima puntata, sì, che poi ovviamente daremo nozioni, come un suggerimento per come riuscire a ad arrivare all'orgasmo, magari non per forza tramite il vostro partner, ma con un altro, essendo sì, è perfetto, no, ma essendo assertive, essendo curiose, quindi andare a sperimentare il vostro corpo. Quando voi conoscete meglio il vostro corpo, potete anche indurre l'altra persona ad assecondarvi nelle, certo, vostre scelte. Quindi fare autopratica? No. Sì, 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 quindi autoerotismo. Poi ci sono delle donne, per ma esempio, anche a 40 anni? A 50? Ma non c'è età, c'è età assolutamente. Beh, io ho visto una volta un piccolo filmato, non mi, sì, ricordo se era su YouTube, e che una signora, un'anziana, sì, viaggiava spesso e nella valigia del Meta del Tector c'erano questi, ah, perché, okay, questi dildi, sì, ma gli aveva di tutte misure, era assolutamente molto 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 avanti, praticante, molto avanti, molto avanti, perché diceva ma io insomma nella vita voglio godermi tante cose, perché no, già allora, faceva i viaggi, è meglio farli con gli accessori. Sì, poi ce ne sono di indiscreti, che quindi, cioè, Che non si vedono, non si vedono, nel senso che al posto di avere la solita forma fallica, sì, sono diversi e sono goderci lo stesso. Comunque il 33% delle donne fingono? No, il 33% delle donne dicono di provarlo sempre. Tutto il restante e invece no, cioè, e tanti una invece, su tre o tre su dieci, ma tanti invece, guarda Max, non provano un godimento vaginale ma anale. Tutto dipende ovviamente dalla clitoride, perché l'orgasmo è solo clitorideo. Però anche lì, se voi non avete provato altro, magari loro riescono a venire solo così. Quindi bisogna sperimentare. Cioè non bisogna frequentarsi, non bisogna avere tabù. Sì, ma non si devono adeguare mai. E bisogna mai parlarsi molto. Assolutamente, bisogna provare e sperimentare. Quindi, nella prossima puntata... A posto di guardare Netflix, se piove o se arriva un'altra pandemia, si tromba. Sì, sì, poi si possono, come prendere, si possono prendere poi delle idee, ovviamente. Sì, anche sì, da, insomma, adesso è tutto sdoganato. Sì. Quindi avete anche modo di guardare nei siti attraverso internet, esatto, quello che vi aggrada di più, è prendere delle iniziative e provare. Comunque è meglio parlarsi, raccontarsi e comunicare. Sì, comunicare, non dire e insistere, scusa, aspetta e insistere un attimo, ore, vieni qua, fermati. No, no, cioè ovviamente portare il partner a farlo nel modo più corretto. Va bene, allora chiudiamo la terza puntata, sì, che trovate sul sito di Radio Company, su YouTube, insomma un po' dappertutto, di Sesso S, il podcast. Da Sabrina De Santi e da Max Viraghi è tutto. E alla, ciao, ciao, alla puntata numero 4. Ciao.